Ciao ragazzi e ragazze, allora volevo velocemente farvi vedere la seconda spesa che ho fatto biologica. Allora, sono andata anche alla Carrefour. Allora, questo li ho trovati in offerta. Allora, c'è questo qui, questo riso gallo ai tre cereali, riso, farro e orzo. Ho preso questo, poi ho preso quest'altro qui integrale, sempre della Gallo, 14 minuti integrale, normale, però integrale. Poi ho preso, allora, poi sono andata a un altro negozietto al Vomero, sempre un negozio biologico, AI Bio, che si trova al Vomero. Allora, ho preso, allora, questi piselli, si chiama la finestra nel cielo. Questi piselli qua e questi sono 2,90 euro, però sono 500 grammi. Poi ho preso 500 grammi di fagioli, cannellino bio, sempre la finestra nel cielo, sempre 2,90. Io ho preso le lenticchie, sempre 500 grammi, 2,86. E poi ho preso i ceci, sempre 500 grammi, questi qua 2,30. Allora, invece, e questi li ho presi a questo negozietto qua. Per quanto riguarda che tengono questo volantino, mettono il volantino con le offerte. Allora, per quanto riguarda tutti i legumi, diciamo che il prezzo è buono. Ho visto infatti al Carrefour che stanno per esempio 400 grammi e i prezzi su per giù sono questi qui. Quindi diciamo che conviene molto di più in questo negozio al Vomero per quanto riguarda i legumi. Poi altre cose invece al Carrefour, per esempio la colazione in questo negozio è un po' cara. Cioè, per esempio la marmellata costa troppo. Ho preso quindi al Carrefour questo latte qui, sempre biologico, col talloncino qui bio, parzialmente scremato, Carrefour bio, e questo sta 1 euro, mi sembra 0,9, 1,09 euro. Io il latte normale mio io lo pago 1,45 euro, quindi penso di andare sempre al Carrefour, perché io non pensavo che avessero pure la roba biologica. E ho preso 2 bottiglie di questo latte qua. Poi ho preso quest'altro, aspettate che io sto facendo ricorso al video. Allora, ho preso questo polpa di pomodoro, sempre bio, questa sta a 80 centesimi e la volevo provare. Io di solito a volte piglio la passata pure 1 euro. E poi ho preso, sempre al Carrefour, ho preso la marmellata. La marmellata, per esempio, nei negozi biologici non ti puoi accostare, perché un vasetto di questo nel negozio biologico costa sui 4 euro, 5 euro, e questa invece costava 2,10 euro e sono 240 grammi, quindi è buonissima, ci sono di tutti i gusti, e quindi penso che farò più la spesa al Carrefour che alle altre parti. Soltanto questi, e poi lo zucchero di canna. Ho preso lo zucchero di canna, però questo l'avevo preso in un altro supermercato, quindi questo qui, spero che sia zucchero di canna, non sia solo colorato. E quindi magari la prossima volta lo piglio al Carrefour. Poi, e niente, questo vi dovevo far vedere. Ho preso il latte, i pomodori, è importante questo qua. E questo invece il Carrefour li tiene, qua, in poche parole, su per giù i prezzi sono buoni di questo negozio, perché tiene 500 grammi, quindi i legumi è buono. Per quanto riguarda marmellata, biscotti, queste cose di colazione non ti puoi accostare proprio. Però i legumi si possono comprare, invece il Carrefour li tiene 400 grammi e i prezzi sono pure più alti, io avevo visto 3 euro, poi c'aveva le patate, i zucchini, pure cose che prenderò. E quindi così che facciamo un poco, cominciamo a mangiare un po' biologico, vediamo un po'. Tanto su per giù i prezzi, vi posso dire una cosa, l'altro poco i prezzi sono, io spendo pure più poco. Perché comunque 500 grammi, per esempio, a me e a Davide ci dura un sacco di tempo. Cioè, qua puoi mangiare vino quante volte.
E niente, questa è la seconda mia spesa bio e la volevo far vedere prima che aprivo tutti i pacchi. Al prossimo video.